Proseguiamo l'esercizio precedente aggiungendo una domanda. Quale sarebbe il tempo di caduta T' se il sasso cadesse da un'altezza doppia, quindi 24 metri H'? Utilizziamo la formula dello spazio percorso. Adesso noi conosciamo già l'accelerazione di gravità sul pianeta X, che è 3,84 metri al secondo quadrato. Conosciamo l'altezza di caduta, cioè lo spazio percorso, 24 metri, e calcoliamo il tempo di volo. Formula inversa, radice quadrata, 2H' su Gx. Sostituiamo i numeri, 2 per 24 metri, diviso l'accelerazione di gravità, e fa circa 3 secondi e mezzo. Dunque vediamo che il tempo di caduta, se noi raddoppiamo l'altezza, non è il doppio del tempo di prima, come ingenuamente si poteva pensare. Quindi se prima cadeva in 2 secondi e mezzo, ingenuamente si può pensare che raddoppiando l'altezza di volo, di caduta, il tempo raddoppia e si porta a 5 secondi. Invece non è così. Il tempo di volo naturalmente aumenta, ma non raddoppia. Aumenta meno del doppio. Questo sembra poco intuitivo, perché noi siamo sempre abituati a pensare che tutte le leggi fisiche siano di tipo lineare, cioè se raddoppia un parametro, in questo caso l'altezza di caduta, devono raddoppiare anche gli altri parametri, come il tempo di volo. Ma è ovvio che il tempo di volo non raddoppierà, perché immaginiamo di dividere l'altezza di caduta, 24 metri, in due tranche da 12 metri, 12 e 12. Ora, la seconda parte della caduta e la prima parte non vengono percorse alla stessa velocità, in quanto i primi 12 metri di caduta sono come i 12 metri precedenti, cioè parte da fermo il sasso e impiega 2 secondi e mezzo a fare i primi 12 metri di volo. Ma i secondi 12 metri non sono come i primi 12 metri, nel senso che il sasso non parte da fermo. Infatti, all'inizio del secondo tratto, il sasso ha già una certa velocità, V0, che non è 0, come invece era nell'esercizio precedente. Quindi è chiaro che questi secondi 12 metri il sasso li percorre in meno tempo, perché non parte da fermo, ma parte con la velocità che ha già acquistato nei primi 12 metri, alla fine dei primi 12 metri. Quindi questo secondo tratto il sasso lo percorre in meno tempo, perché già va veloce, va più veloce e non parte da fermo. Possiamo anche calcolare con un approfondimento qual è la formula generale per conoscere di quanto aumenta il tempo di caduta se noi raddoppiamo l'altezza di caduta. E vedremo che il risultato è che il tempo di caduta rispetto al valore precedente aumenta di un fattore radice di 2 e non del doppio. Quindi non diventa 2t, ma diventa soltanto radice di 2t. Quindi aumenta ovviamente, ma non raddoppia, meno del doppio. I calcoli sono questi, basta calcolare il tempo di caduta con la formula di prima. Al posto di H', che è 24 metri, mettiamo il doppio di H, cioè il doppio di 12 metri. Poi separiamo la radice quadrata in due radici, radice di 2, e la radice di questa quantità, 2H su Gx, è il vecchio tempo di caduta, quello da 12 metri, cioè questo tempo di caduta 2 secondi e mezzo. Quindi abbiamo radice di 2 per il vecchio tempo di caduta, radice di 2 per 2,5 secondi, ed ecco che infatti viene fuori 3,54 secondi, il risultato che abbiamo trovato prima.